Interveniamo su un emendamento che aveva presentato la consigliera Zilli proprio perché è un tema che avevamo già affrontato anche in qualche modo insieme in legge di stabilità. Avevamo presentato anche un ordine del giorno che era stato accolto, per cui noi torniamo a puntare diciamo così, il focus anche sull'accessibilità di quelli che sono i parchi che qui si chiede che vengano ristrutturati e eventualmente realizzati. E ovviamente approfitto per fare anche l'intervento un po' sull'articolo 5. Volevo anch'io, come il consigliere presidente Colautti, parlare della norma che riguarda i risparmi, diciamo così, della Palma Nuova Manzano. Questa somma comunque è importante che la Giunta ha deciso di destinare al territorio risparmi dovuti alla rimodulazione di un'opera che avevamo sempre ritenuto come non più strategica e non più fondamentale per questa regione. I fatti poi in qualche modo ci danno ragione. È vero che si dovevano spendere 89 milioni di euro per quell'opera. Ne andremo a spendere sicuramente 65, poi avevo provato a capire anche in commissione con una domanda quanto costeranno le ulteriori opere che saranno comunque a carico della Regione e che bisognerebbe aggiungere ai 65, per cui non dico che arriveremo lì, ma quasi. Sui 18 milioni che in questo assestamento di bilancio noi andiamo a destinare per i comuni interessati dall'attraversamento di questa strada. E appunto anch'io volevo fare un intervento, diciamo, molto simile a quello che mi ha preceduto, perché soprattutto per la gran parte di queste risorse, ovviamente per come sono state previste, per come è stato anche elaborato sia il testo che le tabelle relative, noi abbiamo 14 milioni e 4 che andranno praticamente solo al servizio idrico integrato, quindi non ci saranno neanche altre possibilità. In tabella c'è scritto così, Assessore, se avete sbagliato cambiate la tabella, fate come volete, ma non può dire di no. La tabella prevede esattamente questo e dice: per opere infrastrutturali del servizio idrico integrato anche finalizzate agli insediamenti produttivi. Allora, in realtà le imprese del territorio, che da anni lamentano tante cose, come ricordavamo anche prima, in discussione generale, avevamo scritto anche nella relazione di minoranza, rimarranno solo 3 milioni e 600. Una cifra che però dovrà essere ripartita tra imprese di 11 comuni e quindi non serve una calcolatrice per capire quanto poco venga destinato effettivamente alle imprese da questa misura. Poi ci sono anche le finalità che alla fine abbiamo cambiato per la terza volta di fila e che vedranno appunto la possibilità di allacciarsi alle infrastrutture che andremo a realizzare con i 14 milioni e 4 per fare opere di manutenzione, ristrutturazione e demolizione. Interventi importanti, ma che non sempre saranno legati a un effettivo sviluppo del settore produttivo, che è esattamente quanto si sosteneva poco fa. Ed è invece quello che veniva richiesto dalle associazioni di categoria, perché da un anno a questa parte, appunto, con una delibera di giunta, dovevano essere coinvolte anche le associazioni di categoria nella decisione di dove inserire quei soldi. Ma noi, come già detto anche in commissione, abbiamo cambiato idea 3 volte. La prima volta quando abbiamo previsto che si stanziassero i 18 milioni per i territori, avevamo scritto che dovevano servire sia per opere infrastrutturali sia per il rilancio produttivo delle imprese ivi insediate. Avevamo previsto che per investimento si deve intendere non solo la realizzazione di opere pubbliche, ma anche iniziative volte alla promozione dell'attività industriale del predetto territorio, aggiornando e finalizzando le misure di cui l'articolo 14, legge regionale 2/2012, che ovviamente immagino tutti quanti in quest'Aula conosciamo cosa prevede.
Poi abbiamo presentato il DDL 218 e già le carte erano cambiate. Abbiamo saputo anche poi, in qualche modo, all'insaputa delle stesse associazioni di categoria, che non tutte sapevano di questo cambio. E abbiamo previsto che gli interventi devono essere, diciamo così, destinati alla demolizione, al recupero, all'eventuale bonifica di fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale, commerciale, abbandonati o dismessi. Poi adesso cambiamo di nuovo. È passato meno di un mese e arriva la terza versione. E prevediamo la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione, come dicevo prima, demolizione, eventuale bonifica, che è l'attuale versione dell'assestamento di bilancio. Ora, questo cambio di rotta che non abbiamo compreso e che, ripeto, da quel che mi risulta non è stato neanche compreso dalle stesse associazioni di categoria che dovevano partecipare in qualche modo alla destinazione di queste risorse. È vero che sono state stanziate altre risorse per le piccole imprese di quel territorio, dell'area di crisi diffusa, diciamo, del Manzanese. Noi c'è stato un bando dove abbiamo stanziato con fondi comunitari 2,2 milioni di euro, quindi una cifra anche inferiore ai 3,6 che prevediamo in questo assestamento, ma è anche vero che comuni o comunque le imprese insediate nei comuni destinatari di quella misura diventano 15, neanche 11. Perché all'interno di quei fondi comunitari possono prendere soldi anche i comuni della zona industriale della Ussa-Corno, e quindi Cervignano, Torviscosa, San Giorgio di Nogaro e quant'altro. Ora però abbiamo anche l'aggravante che le imprese dovranno usare le risorse per allacciarsi alla fognatura che noi andremo a realizzare, perché ovviamente c'è l'obbligo di allacciamento alla fognatura. Ecco perché nel disegno di legge prevediamo anche questo. Così come dovranno fare anche i cittadini del territorio, perché ovviamente la fognatura, come si è detto prima, sarà anche finalizzata agli insediamenti produttivi. Io non so se, ovviamente mi dispiace non ci sia l'assessore Vito, volevo chiederle una cosa molto semplice, visto che si è parlato almeno in due o tre interventi del famoso regolamento per gli allacciamenti alle fognature che dovrà riguardare i territori della bassa Friulane, che sono quelli, diciamo, più attenzionati dalle procedure infrazioni in corso e quindi destinatari di quel milione di euro che abbiamo stanziato per le famiglie. Però io mi chiedo se qualcuno gliel'ha detto ai cittadini del territorio di Palmanova, Manzano e dintorni e San Giovanni al Natisone, che dovranno allacciarsi a una fognatura, perché non vorrei che si iniziasse anche in quei territori la telenovela che è andata avanti per almeno, dico 10, ma potrei dire anche decenni, che ha visto coinvolti i comuni di Torviscosa, Cervignano, San Giorgio di Nogaro e che tuttora li vede coinvolti. E questa telenovela non è ancora finita. E quindi noi ovviamente attendiamo queste risposte e, ripeto, un conto è fare annunci e slogan e dire vogliamo aiutare le imprese del territorio, un conto è poi presentare anche questo tipo di manovre che in qualche misura sicuramente andranno ad aiutare le imprese del territorio, ma non è esattamente così e lo sapete benissimo anche voi per come avete scritto questo assestamento di bilancio. Anche perché, scusi Presidente, Sì, proprio in relazione a se quel può. regolamento su cui. No, poi ho finito io. Veramente 30 secondi. Proprio in relazione a quel regolamento di cui da 110-120 giorni attendiamo l'emanazione, ci sarà anche un'altra questione, tra virgolette, iniqua rispetto a quanto diceva prima il Presidente Colautti. Perché per i privati abbiamo previsto l'allacciamento per il 50% della somma e infatti per quello voteremo molto volentieri a favore dell'emendamento di Colautti per capire alle imprese quanto
verrà concesso come contributo per l'allacciamento. E poi vorremmo capire ai cittadini di Mazzano e San Giovanni Natisone chi pagherà gli allacciamenti e cosa prevedremo per loro. Grazie.